Ci sono campioni che sono soprattutto dei loro tifosi, dei tifosi della squadra dove giocano, e poi ci sono campioni che sono per tutti. Ecco, Roberto Baggio è stato un po' il campione di tutti, non solo perché ha girato diverse squadre importanti, è stato uno dei pochi a giocare Juventus, Inter e Milan, ma anche perché la sua classe, le sue giocate erano talmente gradevoli da vedere, talmente entusiasmanti, e poi soprattutto ha fatto così bene con la nazionale che tutti un po' in Italia lo hanno amato. Direi quasi che l'hanno amato più come concetto, Baggio, che come giocatore quando era giocatore della loro squadra, stranamente, no? Perché è stata la sua una carriera fortunatissima per, diciamo, quello che è riuscito a fare, ma anche sfortunatissima invece per i problemi fisici che lui ha sempre avuto. Baggio si chiama Roberto in onore di Boninsegna, Roberto Boninsegna, che era uno dei grandi idoli sportivi del papà, che aveva diversi idoli sportivi per la verità, tant'è vero che anche gli altri fratelli e sorelle hanno i nomi di grandi sportivi, non so, per esempio Eddie Baggio, che ricorderete ha giocato anche a buoni livelli, anche in campionati importanti, si chiamava Eddie per via di Merckx, Eddie Merckx. Quindi insomma il papà già diciamo che era fortemente sportivo. E Baggio fin da ragazzino era uno di quelli che viveva col pallone sotto braccio, faceva le grandi giocate, sai quelli che ogni tanto capita di andare a vedere le partite, non so, è capitato di andare a vedere le partite di mio figlio e c'è sempre quello nel torneo ogni tanto che lo trovi che smarca tutti e fa 10 gol a partita. Ecco, Roberto Baggio era una tipo questi, insomma, nei primi campionati giovanili, tipo nelle prime 120 partite ha segnato 110 gol, cioè una cosa assolutamente spaventosa. Si vedeva che era proprio di una classe superiore, tant'è vero che poi il passaggio dal Codogno al Vicenza avviene velocissimamente, a Vicenza già fa l'esordio in C a 16 anni e già parlano di lui a 16 anni e mezzo, insomma, fa un campionato e mezzo di C1 e lo vuole tutta Italia. E qui secondo me si incomincia a capire cosa fosse Baggio. Perché? Perché un altro probabilmente sarebbe andato in una di queste grandi squadre, no? E invece alla fine Roberto, certo anche perché la famiglia sceglie una via economica importante come quella offerta dai Montello, ma alla fine Baggio sceglie Firenze. Secondo me non solo per una questione economica, ma anche perché era una città più a dimensione Baggio, se vogliamo, no? Che arriva da Vicenza, dalla piccola provincia, è un ragazzo silenzioso, che non si fa certo notare per le grandi chiacchiere. Questo resterà un po' per tutta la sua carriera. Io ricordo pochissime interviste di Roberto, forse io nella mia vita l'ho intervistato una volta sola, ci ho parlato invece diverse volte, e quello che ricordo di più di Roberto è soprattutto dopo che ha smesso di giocare, questo grande sorriso che lui ti regala sempre, di un uomo che secondo me ha trovato una sua dimensione nella vita, cioè in questo fluire che è la vita, lui ha capito dove andava la corrente e si è fatto un po' trascinare, in senso positivo, dalla corrente, remando quando era necessario, ma trovando anche il flusso della sua esistenza. E forse non è un caso che poi abbia trovato questo flusso dopo tante sofferenze e ci sia anche arrivato attraverso una scelta molto personale e particolare, che è quella alla fine di una filosofia, perché il buddismo non è una religione orientale, che ha un po' indirizzato poi alcune sue scelte. Lui arriva alla Fiorentina e alla Fiorentina ci si aspetta già il salto di qualità, invece lui è frenato dagli infortuni. Si fa male lui la prima volta a ginocchio, poco prima di arrivare a Firenze, e praticamente perde tutta la prima stagione della Fiorentina. Poi nell'86 si rifà male, ancora una volta, appena rientrato a ottobre, e perde quasi un altro anno. Cioè alla fine Roberto Baggio, negli anni in cui doveva fare il salto di qualità, quasi rischia di non giocare più a calcio, perché in realtà il dolore è tantissimo anche quando si riprende, ed è un dolore che gli ha impedito sempre di allenarsi al massimo nel corso della sua carriera. E per questo poi forse è andato ogni tanto in crisi con qualche allenatore più sergente di ferro, diciamo, che voleva vedere più impegno da parte sua in allenamento. Ma lui è uno che si è sempre dovuto centellinare perché poi i problemi si sono accumulati nel corso della carriera, perché poi i problemi al ginocchio ti portano problemi di postura, quindi problemi magari anche muscolari, poi si è fatto male all'altro ginocchio, poi altre operazioni. Insomma, una carriera di questo tipo. Però la Fiorentina, appena torna in campo, si vede chi è Roberto Baggio. Fa dei gol straordinari, fa dei gol alla Maradona, uno in particolare, la Juventus, addirittura saltando quasi tutta la squadra. Cioè, si vede che è un giocatore veramente diverso. Viene immediatamente amato dal suo pubblico e diventa un po' il simbolo della Fiorentina
che lotta contro i grandi potenti del calcio italiano. Per questo e perché è già iniziata la rivalità tra Fiorentina e Juventus, che deriva più che altro dalla partita di Coppa UEFA, quando la Juve acquista Baggio, in Italia scoppia, a Firenze anzi, scoppia una rivoluzione. Guardate che adesso è difficile per me spiegare a voi che magari non eravate ancora nati o non vi ricordate cosa fosse quel momento, perché quello che scoppia nella città è una vera e propria rivoluzione, cioè una rivolta cittadina. Ma con i tifosi infuriati, i Pontello non riusciranno mai più a riprendere la fiducia in fondo dei tifosi della Fiorentina dopo questa operazione Baggio. E perché è proprio il simbolo dei potenti che si comprano la libertà, per intenderci. Questo è il pensiero del tifoso della Fiorentina. E poi anche per i soldi ci privi di un sogno, che era il sogno di diventare grandi con Baggio, come il Napoli diventava grande con Maradona. Ci sono quasi le barricate, A un certo punto sembra quasi che debba saltare l'accordo, poi alla fine invece l'accordo si fa. E secondo me però questa cosa Baggio a Torino se la porta dentro. Innanzitutto arriva nell'anno più sfigato della Juventus in assoluto, che è quello di Maifredi, no? Quello che deve il calcio champagne, che poi diventa il calcio gassosa, perché non funziona minimamente questa idea di Maifredi. Non funziona neanche tanto Baggio, che c'ha problemi di ambientamento. C'è il fattaccio del rigore, perché c'è un rigore della per la Juventus contro la Fiorentina e Baggio non lo calcia, ma dicendo proprio esplicitamente che non lo vuole calciare, ma non perché abbia paura di sbagliarlo, casomai perché ha paura di segnarlo e quindi di andare contro quello che lui considera ancora il grande popolo. Però questo è un passaggio importante nella storia del calcio, perché è uno di quei passaggi di quegli anni lì che fanno tramutare il calcio, diciamo, antico, quindi il calcio dei sentimenti, delle bandiere, in calcio più moderno e in calcio più economico. È il primo passaggio veramente economico in cui l'economia stravolge e supera i sentimenti. Poi nella Juventus Baggio naturalmente si riprenderà, comincerà a giocare bene, anche se vive in un'epoca molto particolare. Baggio che cos'era in fondo? Una seconda punta, un trequartista, diciamo che un 10 classico, non un trequartista classico. Però quello è il periodo in cui si afferma il calcio di Sacchi, che è un 4-4-2 con degli schemi rispetto a prima, dove c'è meno bisogno dell'uomo dietro le punte, il trequartista, e più bisogno invece dell'uomo in fascia. Per esempio Sacchi avrà contrasti poi nel 94 con Signore, perché lo vuole far giocare in fascia e lui non vuole giocare in fascia. Lo stesso Baggio avrà una certa difficoltà, e guardate che è paradossale se considerate che il campione fosse, ma una certa difficoltà in quegli anni a trovare una disposizione in campo, perché sono proprio gli anni in cui vanno un po' in crisi per il gioco nuovo a zona e di pressing i trequartisti. Poi sapete quello che penso, no? Il calcio va a mode, cioè giochi col 4-4-2 e diventa vincente il 4-4-2 finché uno non ti rimette l'uomo tra le linee e torna al trequartista, allora poi il calcio si modifica e uno mette due attaccanti laterali, inventa il 4-3-3, allora col 4-3-3 si ritorna al catenaccio con la difesa a 5, dalla difesa a 5 si ritorna allora al 4-4-2 che occupa meglio il campo, dal 4-4-2 si ritorna al trequartista e così via. È un ciclo continuo, perché ovviamente c'è un calcio che funziona e poi quello più bravo di tutti, degli allenatori avversari, che trova la contromossa e quindi fa modificare. Ecco, in quel momento quelli sono gli anni proprio più difficili, secondo me, per un trequartista in Italia. Tutti i trequartisti, ce ne avevamo diversi, incominciano ad avere qualche problema. L'ultima squadra che utilizza bene i trequartisti e centrocampista avanzato è in realtà nel 90 l'Italia di Vicini. Quello del 90 è un mondiale buttato via non si sa come, quello delle notti magiche. Io ancora ne parlo con Beppe Bergomi, e lui mi è convinto semplicemente che per loro è stato un po' traumatico andare via da Roma dopo aver giocato tutte le partite a Roma e andare a giocare semifinale a Napoli. Lui è convinto che se fosse rimasto il clima di Roma probabilmente loro sarebbero arrivati almeno in finale. Però lì si ferma nel 90 il mondiale di Baggio, quindi pensate già a questo giocatore che comunque alla fine per la sua classe avrebbe dovuto vincere tutto, invece ha vinto relativamente poco. Nel 90, quindi dopo il mondiale, dopo essere andato alla Juventus, comincia la strada importante di Baggio in nazionale, che trova il suo apice nel 1994 ai mondiali americani. I mondiali americani cominciano con un Baggio polemico nei confronti di Sacchi, poi però esplode letteralmente con la Nigeria. Io ero allo stadio, mi ricordo benissimo che dovevamo fare delle interviste post partita, quindi io in genere dovevo andare via pochi minuti prima della fine della partita per riuscire a raggiungere la mia postazione, e mi ricordo che a malincuore vado via con l'Italia che sta perdendo 1-0 con la Nigeria,
E mi ricordo anche che sto per andare in postazione, ma butto un occhio su un televisore che stava guardando uno che vendeva le pagnottelle lì fuori, e probabilmente gli hot dog, perché eravamo negli Stati Uniti. E ricordo di vedere questo gol benissimo, che era gol del pareggio. Allora, tutto contento, rientro allo stadio e mi vedo poi alla fine della partita. E in tutti quei mondiali assisto alla grande crescita di Roberto Baggio, che diventa un po' l'emblema del calcio nuovo negli Stati Uniti. Tant'è vero che lo vorrebbero subito a giocare lì in MLS, proprio perché le giocate di Baggio, in particolare in semifinale, sono le giocate del mondiale. Insomma, lui alla fine porta l'Italia quasi da solo in finale. E però, ancora una volta, pensate che sfiga, prima della finale del mondiale del 94 si fa male. Si fanno male Baresi, che si era già fatto male e rientra a tempo di record dopo un'operazione al menisco, e Baggio, che ha un problema alla coscia. E ricordo anche qui che noi cercavamo di sapere quali fossero le reali condizioni prima della partita, e diciamo che emergeva dagli spogliatoi che aveva un risentimento alla coscia. In realtà poi a me hanno detto che stava molto peggio Roberto, cioè aveva molto più di risentimento, aveva probabilmente una lesione al muscolo della coscia. Però lì Sacchi si trova di fronte a una scelta molto difficile. Innanzitutto c'è stato il litigio con Signori, che poteva essere il sostituto ideale, che quindi era stato, diciamo, fatto da una parte, messo da una parte. E poi, come fai a rinunciare a Baggio anche con una gamba sola dopo tutto quello che aveva fatto? E quindi Baggio gioca il mondiale, gioca la finale del mondiale, gioca in condizioni difficilissime, praticamente non sta in piedi, credo che abbia giocato con diverse infiltrazioni, e poi soprattutto, anche se non è stato quello l'errore decisivo, forse sbaglia il calcio di rigore, con il quale perdiamo la finale. Quel rigore che poi nelle pubblicità hanno cambiato, cambiando la sliding door, facendolo sembrare entrare in porta. Invece ricordo con grande amarezza che uscì quel pallone, io in quel momento ero proprio dall'ultima parte della tribuna su quella porta lì, quindi lo vidi bene. L'errore fu un errore che secondo me addolorò tantissimo quella squadra, e però lui invece trova ancora, secondo me, nella sua fede la voglia di dare ancora qualcosa, cioè di non mollare. E guardate che poi attraversa degli anni non facili, perché Baggio è passato da Milan con difficoltà, ancora con infortuni, e quasi sembrava che fosse ormai nella parte discendente della sua carriera. Poi invece va a Bologna e ricostruisce la sua carriera a Bologna, giocando delle stagioni straordinarie, rifacendosi male, stringendo i denti, facendosi appiccicare un collaterale del ginocchio per riuscire a recuperare in tempo, e vuole assolutamente recuperare. E recupera, tant'è vero che poi lui, Baggio, giocherà i mondiali nel 98 e inizia lì, e poi soprattutto sarà forte ancora negli anni successivi, un po' la sua dicotomia con Del Piero, no? C'è un po' la rivalità Del Piero-Baggio. O uno o l'altro. A Del Piero viene il mal di pancia sia nel 96 che nel 98, perché gioca poco, perché gioca Baggio, un mal di pancia da nervosismo. E Baggio va, lo ricordate forse, contro la Francia, chi vide quel mondiale, a un centimetro dall'eliminare i francesi. Poi invece noi veniamo eliminati per Di Biagio, ancora una volta il rigore che colpisce la traversa, ma lui proprio ancora nei tempi prima dei calci di rigore sbaglia di un centimetro, avrebbe fatto un gol meraviglioso di destro al volo. E anche lì ho ricordo di Beppe, anche lui aveva ritrovato il mondiale lì nel 98, che dice che lì loro hanno capito che forse qualcosa stava girando nel verso sbagliato, perché quello era sembrato a tutti gol e non riuscivano a capire, per la prospettiva gli sembrava gol come fosse uscito in realtà il pallone. Ecco, questi sono gli anni, secondo me, forse più belli di Baggio, nel senso che è vero che ha tanti infortuni, è vero che nelle grandi squadre, prima al Milan, poi all'Inter, fa fatica un po' a trovare posto da titolare. All'Inter poi finisce tutto perché ha una serie di discussioni, comunque di incomprensioni con Lippi. Però dimostra ancora una volta quanto valga l'uomo Baggio, perché al di là degli infortuni lui riesce sempre a rialzarsi, riesce sempre a spostare in avanti l'obiettivo e l'orizzonte, e poi a raggiungerlo, secondo me, anche grazie alla preghiera, perché chi segue la filosofia buddista sa che la preghiera ti dà comunque grande forza e grande concentrazione su te stesso, che è un po' la cosa che forse qualcuno gli ha sempre un po', diciamo, criticato, cioè il fatto che pensasse molto, fosse molto concentrato su se stesso, e ogni tanto un po' meno sul gruppo. Ecco, non era un uomo di grande compagnia,
e poi invece era uno che amava fare degli scherzi terribili, talmente terribili che è capitato anche che poi si è reso protagonista, questo me l'hanno raccontato, avrete sentito forse anche al club, l'hanno raccontato del Pierre Marocchi, fino ad arrivare a Schillaci che gli tirava le zoccolate in faccia perché non accettava gli scherzi di Baggio, che erano scherzi un po' crudeli, scherzi da uomo silenzioso che però poi nello spogliatoio si fa sentire. L'ultima parte della carriera di Baggio è con un grande maestro, Mazzone, a Brescia. E lì secondo me lui veramente chiude la carriera facendo vedere che è un grandissimo. Perché allora, se tu sei un grande campione, diciamo sulla via del tramonto, comunque nella parte finale della tua carriera, con un sacco di infortuni, con le ginocchia che non ti reggono più, puoi anche essere portato a giocare in basso in squadre di minor prestigio. Il Brescia invece diventa una squadra di prestigio perché ci gioca a Baggio. Cioè è lui che la trascina in alto. Il Brescia fa dei campionati importanti, tra l'altro è un Brescia di grande tecnica, il Brescia di Corioni che poi vorrà anche Guardiola, insomma, che giocherà con Mazzone, poi squalificato per doping. E quindi è un Brescia importante e Baggio si toglie una soddisfazione indiretta contro la Juventus. Non che abbia voglia di rivalse, perché poi lui si lascia bene alla fine, non so con le società, ma sicuramente con le tifoserie si lascia bene. E con il Brescia fa un gol strepitoso a Torino con la Juventus, che il gol che regalerà poi lo scudetto alla Roma dopo che la Juve l'anno prima l'aveva perso con la Lazio. Proprio quella giocata lì è la giocata da Baggio, forse una delle ultime giocate. Io che nella mia carriera sono stato molto fortunato, ho avuto la grande fortuna di essere presente anche all'addio di Roberto Baggio, proprio con l'ultima partita con il Brescia, e devo dire che non fu un addio nel suo stadio, fu un addio a Milano. San Siro, ricordo, si alzò tutto in piedi e tutti quanti applaudirono, ma non solo San Siro, lì era idealmente tutta l'Italia che applaudiva Baggio, proprio perché io mi sono accorto che i grandi campioni, anche se giocano per squadre diverse dalla tua, anche se non hanno mai giocato nella tua squadra, quando riescono a trasmettere qualcosa la trasmettono a tutti, e Roberto è uno di quelli che ha saputo trasmettere il piacere proprio per la giocata, per la tecnica all'interno del calcio, a tutti. È stata un po' la sintesi del calcio Roberto Baggio, perché ha vinto ma ha dovuto soffrire, aveva una grande tecnica ma ha dovuto lottare lo stesso per imporsi, ha dovuto stringere i denti per arrivare, perché il talento, ricordate, non è tutto, il talento non basta. Quello che serve è metterci insieme il lavoro e, se serve, anche la sofferenza. Ho rincontrato Roberto una partita amichevole, quella per l'addio di Pirlo, relativamente pochi anni fa, e di lui porto il solito ricordo. Una grande stretta di mano e un bel sorriso illuminato. Quando Baggio sorride, illumina tutto quello che è intorno.